Bene, dopo averti parlato, diciamo, un po' della teoria, ti faccio vedere il mio rec, che è quello che più avanti vedrai di nuovo, anche in quella parte live della gestione dei sistemi complessi dal vivo. Questo è il rack che utilizzo già da un paio d'anni circa, al momento di questo video, se non proprio in questo case, comunque con questo sistema. Come è gestito tutto il segnale? Ti metterò un grafico in sovrapposizione in maniera che tu possa capirlo magari meglio. Un misto tra il seriale e il parallelo, cioè un misto tra i discorsi appena fatti, perché alcuni effetti mi interessava utilizzarli in modo assolutamente seriale, alcuni altri invece potevo utilizzarli in modo parallelo per i motivi che ti elencherò. Allora, il cuore del mio sistema è questo 2290, che è una macchina molto potente, utilizzata soprattutto come delay, ma che io utilizzo anche per chorus, tremoli, effetti di panning e per una cosa che io adoro, che è questo Effect Control Processor. È molto famosa probabilmente la PatchMate, o sono famosi i sistemi di Bob Bradshaw per switchare i sistemi e per, diciamo, per mettere in modo seriale tra un segnale e un altro segnale una macchina. Ecco, io utilizzo questo sistema, che sono questi External Effects, e diciamo che la chitarra entra in questo 2290. Il 2290, da quell'ingresso che ha prima di arrivare alla manopola di input level, ha alcuni switching esterni che sono proprio dei loop, come se fossero degli effect loop, dei send e dei return, che ovviamente si infrappongono fra il segnale da dove arriva e dove va in modo seriale. Perché ho usato alcune cose in modo seriale? Per esempio, dentro a questo cassetto c'è questo pedale, che è un Rotovibe, che uso solo in un brano, che è Se io non avessi te di Neck, questo è il tour, che è il rack che mi sono provato dietro nel tour, che deve essere regolato in un certo modo. E visto che inserendo nella pedaliera non era garantito che ogni sera io riuscissi a schiacciarlo e metterlo nel posto giusto come regolazione, ho preferito fissarlo con del gaffa, con una fascetta, metterlo qui dentro in modo che fosse sempre fisso e collegato all'external effect 1, io in un preset inserisco soltanto questo. Tra l'altro è il preset numero 15, direi. Enter. Esatto, vedi? Si accende la lucina dell'1 e si attacca quello. Ora, questo si mette in modo seriale. Un'altra cosa che mette in modo seriale con il numero 3, per esempio, è il quadraverb. Il quadraverb, che secondo me è un effetto, nonostante sia molto vecchio, ti ho parlato di questo quadraverb anche nel volume 1, lo comprai usato da adesso 12 anni fa. 12 anni fa era già usato. Comunque, questo quadraverb ha secondo me un bellissimo equalizzatore, perlomeno mi piace come suona, e il Leslie tra i più belli che ci sono, sempre secondo me. In un paio di pezzi usavo questo Leslie e quindi per evitare di passare per tutto il concerto attraverso il quadraverb, non tanto perché non abbia una certa qualità, ma perché se io collegassi tutta questa roba tutta in serie, alla fine a forza di ADDA il suono non ci rimane niente, e cosa che ovviamente voglio evitare. Soltanto in alcuni preset io inserisco il numero 3 e quindi vado a mettere in modo seriale il quadraverb con il preset che mi interessa. Ovviamente è tutto gestito via MIDI, ma il MIDI lo vedremo in un prossimo volume, se no troppa carne al fuoco. Il preset numero 4, cioè scusami, l'external control numero 4, invece è un compressore, il DBX. In questo punto della catena io ho quindi un compressore nei pedalini prima del pre. In questo caso io ho un compressore dopo aver preamplificato il segnale, quindi con effetti diversi di compressione. Ovviamente per non passarci dentro sempre è collegato ovviamente allo switch. Il perché io abbia collegato un compressore post e invece nella pedaliera io l'abbia pre, e l'ho ampiamente spiegato nel volume 1, quando spiego come funziona il compressore e quali effetti dà se attaccato in pre o in post. Bene, invece il numero 5, che è un return stereo, è collegato al Fireworks della TC Electronic, che è un effetto molto potente, che invece utilizzo per effetti di vocoder, formant e altre cose del genere, che diciamo ha un piccolo problema, ma non è un problema, e anche qui voglio sfatare un mito. Quando cambi preset, questa macchina fa tipo a volte anche un secondo e mezzo, due secondi di silenzio totale. Ora, non è che sia una macchina che costa poco, forse di questa famiglia è una delle macchine che costa di più anche della TC,
è che le macchine molto potenti, vedi anche il REV 4000, il System 6000 della TC, l'H3000 della Eventide, eccetera, eccetera, sono macchine che hanno molti algoritmi. Ora, se usi tipo il GeForce, quando cambi preset, cambi in modo istantaneo, ma è un algoritmo che memorizza per i diversi preset valori diversi per gli effetti che può fare. Quando invece una macchina così grande carica molti algoritmi, quindi quando noi cambiamo in un istante un preset, lui scarica tutto un algoritmo e ne deve ricaricare totalmente un altro, con diversi valori. Per questo, questo fa un buco. Per evitare di avere un buco di un secondo e mezzo in ogni preset, io l'ho messo appunto nel 5, e infatti questo, guarda, mi sembra che fosse nel preset 10. Esatto, nel preset 10 si inserisce il 5, che è questo, ho questo famoso buco di un secondo e mezzo, però riesco ad avere gli effetti. Fino a qui si chiude il mio sistema seriale di processazione del segnale. Da qui in poi tutto diventa parallelo. Un reverbero, il REV 4000 della TC, e l'H3000 di SX, che si chiama harmonizer, e molti pensano che faccia solo harmonizer, invece no. L'harmonizer arrivano chorus bellissimi, flanger, delay, riverberi, una serie di cose. Io l'uso soprattutto per dei multitap, qualche reverbero, molto molto lungo, chorus e flanger. Questo invece è soltanto per reverberi, uno dei reverberi secondo me è veramente tra i più belli. E anche questo ha un problema, che fa un buco, anche di 2 secondi. Questo altrettanto. Ma cosa succede? Che questo cambia preset ogni brano, o perlomeno ogni preset. Magari in una canzone ho anche 5 cambi di preset. Ma se questi anche mi fanno il buco di 1 secondo e mezzo o 2 secondi, non è che mi fanno un gran danno, perché io l'ho messo in parallelo. Quindi il mio segnale diretto passa sempre. Per un istante non ho l'effetto che si va a sommare, ma non ho mai interruzioni di suono. Poi, mano a mano, uno impara quando è che deve cambiare, se in anticipo, eccetera, eccetera. Come li gestisco? Sempre in questo DVD ti spiegherò anche come funziona un mixer, quindi inizierò a parlarti del mixer, poi ti spiegherò come funziona. Allora, il 2290, appunto, il cuore del sistema, fin dove arriva il seriale, dopo aver utilizzato gli switch, e poi utilizzerò il suo chorus, il delay, oppure gli effetti di panning, esce e va in questo mixer custom, left e right, quindi i volumi separati di left e right, e i pan. Questo diventa il master volume di tutto questo rack. Ora, con un'uscita parallela dal 2290, vado in questo mixer MB76, che è un mixer programmabile, abbastanza vecchiotto anche questo, che mi permette di cambiare regolazioni tra un preset e l'altro, quello che farebbe un fonico con un mixer. Ma mi spiego meglio, l'uscita parallela di questo, appunto, left e right, va al mixer. L'uscita parallela di left e right va dentro a questo mixer, che mi serve solo per fare il routing e rerouting, tutti riferimenti al volume 1. Una coppia di segnale left e right va all'H3000 e torna qui. Una coppia di left e right va al REV 4000 e torna qui. L'uscita di questo mixer va in questo mixer, su questi 2 canali, che è solo 4 canali questo mixer. Cosa succede? Che io posso dare quindi la totalità del mio suono, quindi anche col delay eccetera, al reverbero, e a questo suono mettere anche un po' di chorus o un multitap. Però con questo mi è possibile mandare un po' di multitap o di chorus utilizzato a questo al reverbero, oppure a un reverbero molto profondo dare un po' di chorus dell'Eventide. Come? Semplicemente questo esce e va qui, questo esce ma va anche qui, mando la diretta al chorus, il chorus va all'uscita e arriva qui. Però l'uscita di questo chorus la mando anche un po' a questo, così come ci mando questo, routing e rerouting, te lo spiegherò bene nel capitolo sia Triamp che il mixer. In tutto questo modo io cerco di sfruttare al massimo il sistema seriale e il sistema parallelo, e posso garantirti che funziona, anche perché non è che me lo sono inventato io, lo fanno quasi tutti, insomma. È per spiegarti come per questa tournée, in questo rack, io ho gestito questa cosa.